Toyota, come abbiamo detto più volte, è stato il primo costruttore al mondo a credere nella propulsione ibrida e poi ha inserito su tutta la gamma e su tutti i segmenti appunto le motorizzazioni che si abbinano con il motore elettrico. Anche sull'ultima Toyota Auris, che è una vettura del segmento C che abbina appunto il motore a benzina con un'unità elettrica. L'ha provato per noi Matteo Morichini. Prima di essere ibrida, la Toyota Auris è innanzitutto una compatta di segmento C, disponibile anche in versione station wagon, che adesso, dopo un attento restyling, torna con due nuovi motori ed importanti novità relative a sicurezza, tecnologia e naturalmente estetica e tratti stilistici. Che trovano espressione negli inediti cerchi in lega, nei fari diurni a LED e nel design del frontale, più incisivo, elaborato e sottolineato da un'ampia presa d'aria a sviluppo orizzontale. I passi avanti proseguono nell'abitacolo con 5 posti, volumi di carico modulabili dai 360 ai 1200 litri, una buona qualità percepita, nuovi tessuti e due schermi ad alta risoluzione. Un intuitivo e funzionale touchscreen da 7 pollici dedicato all'infotainment e l'altro al computer di bordo. Al capitolo propulsori le novità sono un 1.6 turbo diesel ed un 1.2 turbo benzina da 116 cavalli, che ad un prezzo di 22.000 euro rappresenta l'entry level della gamma. Ma il punto di forza e tratto distintivo dell'Auris resta l'efficace e collaudata propulsione ibrida Toyota, dove il 1.8 termico dialoga con il motore elettrico che si ricarica in rilascio e in frenata per creare un'esperienza di guida davvero sui generis. Adatta soprattutto a chi antepone la coscienza ambientale all'handling ed utilizza molto l'auto nei percorsi urbani. Premendo il V ci si muove infatti a zero emissioni per qualche chilometro e fino a una velocità massima di 40 orari. Eco serve a minimizzare i consumi, che nella nostra prova sono stati di circa 4,5 litri per 100 km, mentre in modalità Power l'accesso ai 138 cavalli combinati di due motori risulta più immediato. Ecologica, contemporanea e funzionale, la nuova Auris è già su strada, con prezzi compresi tra i 22 e i 28 mila euro.